Come può l'acqua termale essere un volano per lo sviluppo sostenibile? Se ne è parlato a Montegrotto Terme all'Hotel Mille Pini nel convegno Acqua, driver per il turismo sostenibile, promosso da Venice Promex, agenzia per l'internazionalizzazione Regione del Veneto e Union Camere Veneto. Chiaro a tutti il punto di partenza, negli ultimi 20 anni il turismo termale è cambiato, rivolgendosi ad un pubblico più variegato e meno permanente, uscendo dalle rigide ottiche quindi stagionali. Oggi la sfida degli imprenditori delle terme è integrarsi ancora meglio al territorio dei Colli Euganei. Noi dobbiamo costruire attorno a questi nostri imprenditori, a queste nostre bellezze, un percorso di inclusione, un percorso che veda il turismo sempre più qualificato e un'offerta in grado di accogliere un turismo che al giorno d'oggi il turismo è maturo, nel senso che il cliente vuole avere l'esperienzialità, conoscere il territorio, vuole avere l'esperienzialità anche non solo delle bellezze, anche delle imprese. Abbiamo tantissime bellezze imprese, quindi possiamo abbinare l'acqua, le colline, la montagna, i laghi, i mari assieme alle imprese. Una regione così non la troviamo da nessuna parte e noi abbiamo un compito che è proprio quello di fare questo con Asso Camero Estero e con Venice Promex. In questo processo Venice Promex si propone come attore fondamentale per accompagnare le imprese verso una nuova concezione di turismo termale, più sostenibile, più centrato sulle qualità uniche dell'acqua salso-bromo-iodica, vera ricchezza di questa stazione termale, che è la più grande e la più strutturata in Europa. Dove arriveremo? Dovremo arrivare attraverso la consapevolezza da parte degli operatori, siano essi gli amministratori, siano essi gli albergatori, ma anche coloro che lavorano nel settore dell'artigianato, del commercio, di capire quanto importante sia valorizzare queste situazioni dove l'acqua, per appunto quella termale, ha questo grande valore. Ma c'è un altro aspetto che noi riteniamo che i gruppi di lavoro oggi hanno anche fatto capire quanto sia importante: il lavoro di squadra. Non si può fare del turismo, una pianificazione del turismo e affrontarlo da un punto di vista della sostenibilità se non ci mettiamo in squadra. Parola d'ordine, lavoro di squadra, così come è emerso dal convegno e dai lavori di gruppo svolti, ma anche ricerca. Sì, perché alla promozione turistica deve accompagnarsi lo studio scientifico delle proprietà di quest'acqua benefica al fine di ottenere riconoscimenti spendibili in tutto il mondo. Abbiamo anche tutto quel filone da seguire, analizzare, studiare e dare una scientificità al prodotto. Bello sarebbe parlare anche di prevenzione e di come l'acqua termale riesce a prevenire e a intervenire in quei processi anche latenti di infiammazione, anche in età non giovanissima, ma giovane sì comunque.